grazie mille. Passiamo ora la parola al professor avvocato Manfredi Bontempelli, ordinario di diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Milano, che oggi interverrà su codice etico, sistema disciplinare e whistleblowing, che è un tema, abbiamo messo insieme tre macigni di questa disciplina, della 231, e tenendo conto che questo sistema del whistleblowing e questa sorta di allarme che deve essere provocato è un sistema che viene dalle situazioni caratterizzate nel settore pubblico. Pertanto vedremo oggi anche che impatto ha avuto e potrà avere anche sul privato. Grazie Manfredi, a te la parola. Grazie, ringrazio il professor Giulio Garuti per l'invito, la Fondazione Marco Biagi per consentirmi di fare qualche breve schematica riflessione, partendo dal titolo che mi sembra molto interessante. Io dico subito che cercherò di mantenermi in una dimensione di attenzione al dato effettivo, alla effettiva realizzazione delle norme del decreto legislativo 231 del 2001, cercando di seguire le indicazioni anche di metodo che il dottor Santoriello ci ha fornito. Dicevo, un titolo interessante che a mio parere ci consente di svolgere qualche riflessione sul potenziamento e del codice etico e di cui ha parlato anche su questo aspetto il dottor Santoriello, e del sistema disciplinare, quali strumenti per costruire un sistema di whistleblowing, che però va visto non come uno strumento fine a se stesso. Il whistleblowing va visto come uno strumento concepito per funzionare a tutela degli interessi delle società, delle persone giuridiche, degli enti in generale. Ce lo dice la stessa legge, il comma 2 bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 231. La segnalazione effettuata dal whistleblower è effettuata a tutela dell'integrità dell'ente. Quindi va colto questo legame, che si distacca da una prospettiva endosocietaria e introduce una riflessione sulla prospettiva endoprocessuale, guardando alla materia dal punto di vista delle possibili ricadute nel procedimento penale, fra gestione delle informazioni provenienti dalle segnalazioni effettuate dal whistleblower e la difesa penale dell'ente. Quindi una riflessione sulla gestione endosocietaria, endoprocessuale delle informazioni che vengono raccolte attraverso l'attività di vigilanza dell'organismo di vigilanza di cui è lo stesso articolo 6 del decreto legislativo 231 del 2001. Naturalmente parliamo di due canali informativi. Il primo è quello che si colloca a monte di una segnalazione di una violazione disciplinare del modello di organizzazione e gestione, o di una segnalazione che ha per oggetto un illecito potenzialmente rilevante nell'ottica del decreto legislativo 231, quindi di un illecito penale, e il secondo è un canale informativo che è quello dei flussi cui si riferisce l'articolo 6,2 lettera D del decreto legislativo 231, che prescinde del tutto dalla segnalazione avente per oggetto una violazione del sistema disciplinare o una segnalazione avente per oggetto un illecito rilevante nell'ottica del decreto legislativo 231. Quindi è implicita alla costruzione legislativa del sistema del whistleblowing, quindi allo schema attorno a cui ruota l'articolo 6, l'istituzione di due canali informativi, da procedimentalizzare entrambi nel modello di organizzazione e gestione. Poi due canali informativi che originano oppure no da una segnalazione, da whistleblowing, possono procedere parallelamente, si possono intrecciare. L'ODV può svolgere attività di vigilanza anche a prescindere da una segnalazione effettuata dal whistleblower, ma concettualmente, a mio parere, è importante considerare che si tratta di due canali informativi da distinguere. Partiamo dal secondo canale, quello che si colloca a valle di una segnalazione effettuata dal whistleblower. Qui è chiaro che l'attività di vigilanza svolta dall'ODV assume una connotazione evidentemente repressiva.
cioè l'organismo di vigilanza opera in funzione dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal modello di organizzazione di gestione. Naturalmente l'ODV non ha una funzione decisoria dal punto di vista dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, potremmo parlare di una sorta di ruolo di promotore dell'azione disciplinare che è il necessario presupposto per l'esercizio dei problemi e dei poteri sanzionatori da parte degli organi competenti secondo le regole dello stesso modello di organizzazione e di gestione. E qui c'è un primo punto interessante da mettere sul tappeto che coinvolge il ruolo del codice etico, perché le violazioni del modello possono teoricamente ricomprendere, ce ne parlava prima lo stesso dottor Santoriello, quelle del codice etico, sempre che siano espressamente menzionate dal sistema disciplinare costruito dal modello di organizzazione e di gestione. Ad esempio, il divieto per una società di sollecitare informazioni che debbono essere tenute riservate nei confronti della pubblica amministrazione. È l'esempio che nella sostanza faceva il dottor Ciro Santoriello poc'anzi. Quindi una funzione chiaramente repressiva in vista della quale si muove l'ODV, ma è evidente che l'ottica è anche quella di una attività e quindi di una gestione delle informazioni anche in chiave difensiva dell'ente, quindi di una gestione anche endoprocessuale, non più soltanto endosocietaria, della segnalazione e delle informazioni ricavate dalla segnalazione dello stesso whistleblower. L'ente potrebbe trarre spunto dalla segnalazione, da whistleblowing, dai dati conoscitivi allegati alla segnalazione del whistleblower per svolgere indagini difensive oppure informali indagini interne. Qui abbiamo un esperto della materia che è il professor Mancuso e quindi non entrerò nei dettagli tecnici di questa materia, ma è importante secondo me cogliere il collegamento fra il tema della collaborazione con la giustizia attraverso le indagini interne e le indagini difensive e il tema del whistleblowing. Quindi c'è un problema di collaborazione con la giustizia. Segnalazione da whistleblowing, attività conoscitiva svolta in prima battuta dall'ODV attraverso una raccolta di informazioni potenzialmente rilevanti nella sede del procedimento penale. Tramite la raccolta di segnalazioni sulla scorta della segnalazione da whistleblowing, l'ente fornisce elementi ricostruttivi che possono potenzialmente rilevare ai fini delle condotte riparatorie nel contesto dell'articolo 25, quindi il problema della responsabilità amministrativa da reati contro la pubblica amministrazione. Il comma 5 bis è stato modificato dalla legge Spazzacorrotti nel 2019, lo sappiamo tutti, e qui la formulazione è chiarissima, una collaborazione che è finalizzata a assicurare le prove dei reati e l'individuazione dei responsabili, sottinteso nella formula legislativa dei reati presupposto, quindi una collaborazione con la giustizia potenzialmente in grado di creare un conflitto di interesse con le posizioni soggettive dell'autore del reato presupposto e quindi, guardando al problema in chiave processuale, con la difesa dell'indagato, persona fisica, futuro imputato del processo penale cumulativamente oppure no instaurato rispetto al procedimento penale a carico della società. Tramite questa attività conoscitiva svolta in prima battuta dall'ODV potrebbero essere individuati difetti organizzativi sotto il profilo della corporate governance, come hanno osservato gli studiosi che si occupano della materia, è decisiva la piena conoscenza dell'attività illecita, importante per consentire alla società l'adozione di rimedi adeguati. L'ottica è quella di una possibile, ancora una volta, mitigazione delle conseguenze sanzionatorie nei confronti della stessa società, da parte dell'autorità giudiziaria o da parte dell'autorità amministrativa. Quindi c'è un profilo molto interessante di procedimento penale, di accertamento amministrativo. Potrebbe emergere attraverso questa attività un interesse dell'ente a praticare il cosiddetto self-reporting, cioè l'ente che denuncia l'illecito penale all'autorità giudiziaria nell'ottica di lucrare i vantaggi dal punto di vista del trattamento sul piano sanzionatorio che sono tracciati dall'articolo 25,5 bis con riferimento, lo dicevo prima, ai reati contro la pubblica
amministrazione o più in generale alle condotte riparatorie di cui all'articolo 17, anche se qui non ci sono, e questa forse è una lacuna che potrebbe essere colmata in ottica di iure condendo, quei benefici che si rinvengono nel codice penale, penso al 323 bis, la causa di non punibilità per la persona fisica che collabora con la giustizia, che porta alla non punibilità dell'imputato. Qui sul versante della giustizia penale degli enti c'è soltanto un beneficio a livello di trattamento sanzionatorio. Badate bene, lo stesso ODV può indagare nell'ottica di scoprire eventuali comportamenti non conformi ai modelli e le cause dei comportamenti illeciti, quindi una prospettiva di potenziale dissociazione della società rispetto all'autore della persona, all'autore del reato presupposto persona fisica, finalizzata ancora una volta alla difesa penale dell'ente. Potrebbe trattarsi di un reato presupposto, possibile essere dall'amministratore o da un altro soggetto apicale, espressione del socio di maggioranza oppure della coalizione dominante nella compagine aziendale. Oppure l'ente potrebbe giovarsi delle indagini interne o delle indagini difensive svolte sulla scorta di una segnalazione da whistleblowing per orientare la propria strategia difensiva senza collaborare con l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 25,5 bis del decreto legislativo 231. Quindi questa è una riflessione che riguarda la gestione delle informazioni raccolte dall'ODV a valle di una segnalazione da whistleblowing. È importante considerare, e questo è il punto di collegamento con il titolo dell'intervento che mi è stato segnato, che guarda anche al tema del codice etico in una sorta di circolarità informativa fra ruolo dell'ODV, codice etico, sistema disciplinare e istituto del whistleblowing. Quello che mi preme sottolineare è che l'organismo di vigilanza potrebbe attivarsi a seguito della segnalazione di una violazione della normativa aziendale contenuta nel codice etico, alla quale, lo dicevo prima, il modello di organizzazione e gestione dovrebbe opportunamente rimandare. Quindi siamo evidentemente in un momento prodromico rispetto alla commissione di un illecito penale. E quindi siamo in un momento informativo dell'ODV anteriore al sorgere di una notizia dell'illecito penale. E quindi in questo senso il codice etico, se ricompreso, questo è il punto che mi interessa sottolineare, nel raggio d'azione del sistema disciplinare attraverso il modello di organizzazione e gestione, può rafforzare la stessa funzione preventiva dell'istituto del whistleblowing, ormai radicato nella prassi delle imprese italiane. E questo contribuirebbe, a mio parere, a un rafforzamento anche della funzione difensiva del whistleblowing, quindi funzione preventiva dell'istituto, funzione difensiva della società attraverso l'istituto del whistleblowing nella prospettiva della gestione endoprocessuale e quindi della difesa penale delle informazioni tratte dalla segnalazione del whistleblower. È chiaro che il whistleblowing, se correlato alle violazioni del codice etico, quindi in uno stadio prodromico rispetto alla insorgenza di una notizia di un illecito penale, consentirebbe una tempestiva attivazione delle strutture aziendali. Pensiamo al ruolo dell'ODV nel procedimento disciplinare endoaziendale, che potrebbe mettere capo alla raccolta di informazioni raccolte ai fini disciplinari, quindi nell'ottica di decidere se applicare o no le sanzioni disciplinari secondo il modello di organizzazione e di gestione, ma che potrebbero poi essere utilmente spese in chiave endoprocessuale ai fini difensivi dell'ente, naturalmente con i canali previsti dal codice di procedura penale, quindi in prima battuta le indagini difensive. Poi qui ci sarebbe un interessante approfondimento da fare circa l'utilizzabilità endoprocessuale delle informazioni raccolte dall'ODV. Alcuni ipotizzano un funzionamento dell'attività informativa raccolta dall'ODV attraverso l'istituto della prova documentale. Io qui vedrei seri ostacoli se consideriamo che la prova documentale nel nostro sistema può funzionare ai fini della prova del fatto rappresentato e non quindi di quanto rappresentato nelle eventuali dichiarazioni raccolte dall'organismo di vigilanza. Però l'attività dell'ODV potrebbe avere rilevanza probatoria di per sé.
cioè potrebbe servire a dimostrare l'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione e gestione, cioè a dire un modello idoneo, e qui mi ricollego forse a quello che diceva prima il dottor Santoriello, in quanto attraverso il suo funzionamento, anche e soprattutto attraverso il whistleblowing, l'ente ha consentito l'emersione della notizia di reato, l'attivazione del procedimento penale, l'individuazione dei responsabili e quindi i risultati che si prefigge e si è prefissa la disciplina che il professor Garuti richiamava, quella del 2017, che ha introdotto l'istituto del whistleblowing nel tessuto del decreto legislativo 231 del 2001. Quanto alla gestione delle informazioni che si collocano a monte di una segnalazione da whistleblowing, il discorso è più sfumato, perché stiamo parlando evidentemente di quelle informazioni che vengono comunicate all'ODV secondo il canale dell'articolo 6,2 lettera D del decreto legislativo 231 del 2001, oppure di quelle informazioni che sono acquisite dall'ODV di iniziativa, quindi in mancanza di una segnalazione di condotte illecite o di violazioni del modello o del codice etico, e siamo in un contesto definibile preventivo in senso proprio. E però anche la gestione di questi flussi informativi da parte dell'ODV potrebbe essa stessa far emergere la notizia di un illecito rilevante ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, potrebbe essa stessa far emergere la notizia di una violazione disciplinare e quindi di nuovo orientare in chiave repressiva l'attività ispettiva dello stesso ODV, con ancora una volta potenziali riflessi endoprocessuali, quantomeno nel caso in cui emerga il fumus di un reato cagionato o agevolato dalla violazione disciplinare di cui si tratta. Questo porta a dire che l'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, quindi l'attività istituzionalmente svolta dall'ODV, non ha un fine istituzionale di accertare la commissione dei reati, ma a mio parere una naturale vocazione a far emergere informazioni potenzialmente rilevanti nel futuro eventuale procedimento penale. Come concludere queste breve e molto disorganiche riflessioni? Emerge intanto un tema di circolarità tra canali informativi. Ruolo dell'ODV, codice etico e sistema disciplinare. Dopo la riforma del 2017 il modello di organizzazione e di gestione deve necessariamente prevedere un maggiore coinvolgimento dell'organismo di vigilanza, che è il naturale destinatario delle segnalazioni da whistleblowing. Ragionevolmente questa è l'interpretazione che mi pare preferibile, è una tesi sostenuta ad esempio da Enrico Mancuso, ma anche da altri esperti della materia, quantomeno in assenza di dati di diritto positivo di segno contrario. Devono essere previste sanzioni relative al divieto di atti ritorsivi, questa è la seconda considerazione anche in chiave sistematica che deve essere fatta, sanzioni relative anche alla violazione delle procedure previste per le segnalazioni da whistleblowing e quindi in parte anche il codice etico è la sede idonea a prevedere le norme che regolano le procedure operative per le segnalazioni da whistleblowing, soprattutto per l'introduzione del divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante. Naturalmente in altra parte la procedimentalizzazione deve essere prevista dal modello di organizzazione e di gestione, però se è vero che il codice etico deve essere concepito come una sorta di vademecum di principi che riguardano anche l'interazione tra i diversi soggetti che operano nel contesto endosocietario, e quindi è naturale guardare al codice etico come alla sede idonea a disciplinare in questa chiave a un tempo preventiva e difensiva lo statuto del whistleblower. E mi sembra che già la nota esplicativa del gennaio 2018 all'indomani quindi della riforma di cui al decreto legislativo 179 del 2017 redatte da Confindustria la disciplina in materia di whistleblowing andassero in questo senso. L'implementazione di meccanismi
dicono queste note esplicative che mi permetto di leggere, di protezione del denunciante da eventuali ritorsioni, rappresenta un forte incentivo all'emersione di pratiche illegali realizzate all'interno dell'ente, che resterebbero altrimenti sommerse. Il whistleblowing va quindi individuato come il soggetto che contribuisce a ripristinare la legalità nell'ente di appartenenza. E queste sono enunciazioni di principio che sono destinate a essere recepite necessariamente nel codice etico, eventualmente poi richiamato dal modello di organizzazione e gestione. Chiudo con un'ultima riflessione, se ho ancora tempo, chiedo al professor Garuti. Mi sembra che nel codice etico potrebbe anche riemergere una distinzione fra riservatezza e anonimato del whistleblower. È chiaro che la garanzia della riservatezza, che peraltro è presidiata a livello disciplinare, come ci dice lo stesso articolo 6,2 bis del decreto 231, è sia a tutela del segnalante, ma è a tutela dell'accertamento della fondatezza della segnalazione. Quindi il fine di far emergere l'identità del segnalante con tutte le garanzie previste, ad esempio dalla disciplina in materia di segreto investigativo, quindi l'articolo 329 del codice di procedura penale, è quello di dare una risposta alla questione di fondo in ottica processual penalistica, che è quella dell'attendibilità del contributo fornito sul piano informativo dal whistleblower. Non dimentichiamoci che il whistleblower, una volta presentata la segnalazione, potenzialmente assume l'ufficio di teste, quindi cade l'obbligo del segreto secondo la disciplina apposita, viene meno l'incompatibilità con l'obbligo giuridico di deporre, e quindi va da sé che siano inoperanti le regole processual penalistiche circa il segreto professionale, o guardando alla realtà pubblica a cui si riferisce il professor Garuti, il segreto d'ufficio, quindi gli articoli 200 e 201 del codice di procedura penale. Però a mio parere non deve ritenersi vietata per l'ente la possibilità di prevedere un canale dedicato alle segnalazioni in forma anonima, che però necessariamente dovrebbero sfuggire al canale procedimentalizzato secondo il comma 2 bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 231 del 2001. Naturalmente ci sarebbero degli enormi problemi di controllo sulla fondatezza della segnalazione, ai quali tuttavia si potrebbe ovviare introducendo un regime di allegazione rispetto alla segnalazione, fornendo dei documenti, dei riscontri estrinseci. L'attuale articolo 6 è molto significativo perché richiede una sorta di controllo da parte del giudice penale dell'attendibilità cosiddetta intrinseca della segnalazione, segnalazioni circostanziate fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, in richiamo alla disciplina dell'articolo 192,2 del codice di procedura penale, è sin troppo facile. E in questo senso devo dire va colto uno spunto anche della determinazione ANAC sulla regolamentazione del whistleblowing nel settore pubblico. Ecco, io mi fermerei qui ringraziandovi per non appesantire ulteriormente il discorso. Grazie Manfredi. Grazie Manfredi per questa interessante, panoramica su questi tre temi che si intersecano l'uno con l'altro. Mentre parlavi, così mi è venuto in mente una situazione. A un certo punto hai detto l'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni dei whistleblower. Ti sei concentrato su questo punto. E poi, una volta che hai detto che il whistleblower fa la segnalazione, assume, la struttura, no? La veste del testimone e le garanzie di questi. Ecco, quando e come e con quali modalità eventualmente io, società che ricevo una dichiarazione del whistleblower, una segnalazione del whistleblower, riesco a dire sì, questo è un whistleblower. Chiarifico. Io mi sono trovato in un contesto in cui una società molto importante, questo un whistleblower che scriveva da un paese, dalla Germania, ed è chiaramente
non era un whistleblower e voleva portare questa società a fare outing nei confronti ovviamente della stampa in relazione ad una serie di situazioni che della stampa e del garante sulla privacy, perché c'era dietro una serie di dati che questo, diciamo, questo whistleblower diceva: benissimo, se tutte le operazioni che avete fatto, voi sicuramente avete diciamo carpito una serie di informazioni che non dovevate carpire, perché avete prodotto tutti questi prodotti in più rispetto a quelli che avete dichiarato. E ovviamente la società si è fatta l'idea che dietro a questa situazione ci fosse un giornalista che prima si credeva ci fosse uno che volesse estorcere dei soldi, passato questo perché non venivano fuori, era sostanzialmente un giornalista che voleva arrivare a fare in modo che questo venisse fuori. Però al di là del caso specifico, che ovviamente lì ci si è posto il tema di dire: come lo trattiamo? Gli diamo le tutele del whistleblower o piuttosto lo denunciamo perché ci sta ponendo una situazione che per noi può diventare rischio, sapendo noi che queste cose di cui lui ci accusa non le abbiamo fatte? Ecco, una così, in due battute, una situazione di questo genere, come la andiamo a, diciamo, a incasellare all'interno di questo istituto? Beh, io non la escluderei una iniziativa della società contro l'asserito whistleblower, se prospettata dopo un'attività informativa di approfondimento svolta ad esempio attraverso l'incarico di un legale, quindi lo svolgimento di indagini difensive, laddove emergesse la manifesta infondatezza della segnalazione effettuata dal whistleblower, io vedrei spazi per una reazione della società preclusiva naturalmente dell'applicazione al segnalante dello statuto di garanzia del whistleblower. Perché io infatti mi sono trovato consultato, mi sono trovato di fronte a che cosa? Tra due fuochi, no? Il responsabile della funzione compliance che diceva: ah, no, bisogna considerarlo e trattarlo come un whistleblower dandogli tutte le garanzie eccetera eccetera, il responsabile dell'ufficio legale arrabbiato nero che ha detto: ma cosa dici? Questo qua lo dobbiamo denunciare, è finita lì. Io ho consigliato nel secondo modo, però il responsabile dell'ufficio compliance aveva i capelli dritti e diceva: ma no, violiamo, facciamo questo. Però è stato un momento di frizione tra due funzioni all'interno di una società, due funzioni importanti, perché poi le notizie che venivano fuori erano notizie molto delicate. Ecco, perciò in effetti allora mi conforti in questa, diciamo, in questa soluzione. Va bene, io vi ringrazio, grazie mille, e passiamo alla seconda, diciamo, al secondo giro.